la professionalità con cui ho accettato l'incarico di svolgere il ruolo di consigliere comunale, soprattutto oggi, caro Presidente, per essere solidale con questi operatori. Vi prego una cosa: se volete bene a me, non dovete fare neanche un applauso, neanche uno, e di questo io vi sarei grato immensamente. La solidarietà, dicevo, nei confronti di questi operatori, che oggi li vedo con la bocca tappata, non capisco il motivo, ma immagino dallo sfottò dei comunicati che hanno ricevuto questi operatori. Caro Presidente, io oggi non mi sento di affrontare punti all'ordine del giorno, perché mi immedesimo nella parte di ognuno di loro e capisco cosa significa stare 6 mesi senza riscuotere stipendi. Gli avvocati, i professionisti che avanzano i debiti fuori bilancio qui da 1 anno e 2 anni possono ancora aspettare. Noi abbiamo qui l'obbligo di dare delle risposte certe, ma non noi. Noi siamo un organo di controllo, un organo di supporto. Oggi doveva essere qui presente, caro Presidente, tutta l'amministrazione comunale. Non me ne voglia l'assessore Ballatore, lei non mi rappresenta. Lei non mi rappresenta, né lei, né il vice sindaco, né gli altri assessori. Io avrei voluto oggi qui la presenza del sindaco e che desse una parola di conforto, non di sfottò, nei confronti di questi operatori che sono stati trattati in modo irriguardoso, perché andavano a mangiare al ristorante, perché lasciavano l'aula sporca. Io capisco la loro disperazione. Io non so, col mio carattere, se avrei sopportato quello che hanno subito loro. Queste risposte, poc'anzi mi chiedevo quanti erano, e sono, mi hanno detto 84. Se facciamo il conto, 84 marito e moglie e padre e madre sono già 320-400 voti. Se si moltiplicano diventano 4 per 5, 2000. Cari operatori, purtroppo non siamo vicino a una campagna elettorale, ancora ce ne vuole, per cui potete aspettare. Se eravamo in una vicina campagna elettorale, questi 2000 voti servivano, e chissà quanti mesi vi avrebbero pagato inventando questo o quell'altra cosa. Io, caro Presidente, mi scuso per il tenore con cui, ma non mi sento di affrontare un consiglio comunale oggi parlando di debiti fuori bilancio, parlando di mozioni, di atti di indirizzo, perché mancherei nei confronti di questi operatori che meritano il nostro rispetto, la nostra solidarietà, ma soprattutto meritano delle risposte, non delle risposte irriguardose, meglio delle risposte concrete, con fatti concreti. Ecco perché io non voterò, né oggi né le prossime volte, un atto deliberativo, un debito fuori bilancio per rispetto loro. Non me ne voglia il mio gruppo, è bello, noi ci chiamiamo Scelta Libera perché la nostra è una scelta libera, è autonoma. Ognuno di noi, se vuole, potrebbe votare come gli dice la testa. E la mia testa mi dice che io non voto nessun atto deliberativo fino a quando questi operatori non saranno rispettati. Certo, oggi, cari amici, caro Presidente, se ci fossero state varianti o delibere sull'esternalizzazione, sicuramente quel palco sarebbe stato al completo, e non delegando solo l'assessore Ballatore, che ha tutto il mio rispetto. Però non è questo il modo di affrontare i ragionamenti, non è questo il momento per poter affrontare questi ragionamenti. Per cui, caro Presidente, chiudo subito col dire che a nome mio io abbandonerò l'aula nel momento in cui si parlerà
di atti deliberativi fuori bilancio e cose varie. Se parliamo di come risolvere le problematiche di questi operatori, io starò qui fino a domani, dopodomani, non me ne frega niente. Ma se parliamo di tutt'altre cose, io non sarò disponibile.